you coste. Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescenza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo, contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua e anche la mia carne riposerà nella speranza perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi né permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al Patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi, ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Pace a voi. Camminiamo nel percorso pasquale accompagnati sia dalla gioia, perché il Signore Gesù ha vinto la morte, e sia anche da questa presa di coscienza progressiva della vittoria di Cristo e delle sue conseguenze nella vita personale e nella storia dell'umanità. Ecco, oggi potremo così bilanciare la parola di Dio. L'annuncio gioioso, sicuro, di Pietro che ormai ha ricevuto lo Spirito Santo e il cammino faticoso ma disponibile dei discepoli di Emmaus che sconsolati, tristi tornano da Gerusalemme dopo quello che è avvenuto ma in questo camminare insieme dei due e nell'affiancarsi alloro del viandante sconosciuto, essi fanno un percorso sinodale per giungere alla scoperta della novità. In fondo questo è un aspetto del cammino sinodale. Rimanere insieme anche nella tristezza anche nello sconforto, nella delusione e permettere al Signore che in qualche modo si affianchi a noi nella forma e nelle persone che Gli sceglierà e nella disponibilità dell'ascolto di chi si affianca a noi, di chi dà risposta alle nostre domande, scoprire la novità, la novità che sorge. In quel momento che stiamo vivendo anche di sconforto. E quando questa novità ecco, diventa possesso della nostra vita torniamo nel cammino sinodale di tutta la comunità. C'è una sinodalità della tristezza in cui c'è bisogno di essere aiutati e poi c'è una sinodalità della gioia ritrovata, della speranza che ti illumina di nuovo tutto l'orizzonte. Ora c'è un bilanciamento nella parola di questa domenica tra la prima lettura dagli atti degli Apostoli in cui Pietro prende la parola il giorno di Pentecoste, prende la parola nella pienezza del dono ricevuto dell'illuminazione della mente e del cuore. Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così. E poi si prende un momento di questo bel discorso di Pentecoste. C'è la presentazione di Gesù, Gesù di Nazareth. Noi diremmo l'uomo Gesù. Il Gesù storico, direbbero gli studiosi. E accanto a questo titolo, Gesù di Nazareth, c'è una piccola sintesi della sua storia. Uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete una piccola sintesi della missione terrena di Gesù, una missione segnata da questo rapporto col Padre e dalle opere che ha compiuto, che in qualche modo accreditavano questo rapporto. Ora, tenendo conto che l'autore del Libro degli Atti e l'autore del Vangelo è la stessa persona, Luca, Parole simili dicono anche i due viandanti, i due discepoli delusi che da Gerusalemme vanno ad Emmaus. Al viandante che si avvicina a loro dicono più o meno quelle cose che dice Pietro, quasi le stesse parole. Ma che differenza tra il tono di Pietro e il tono dei due discepoli delusi. Questa parola uomo accreditato da Dio manca, manca nel, nel diario dei due discepoli di Emmaus, perché loro hanno visto quello che il Signore ha detto, hanno visto quello che il Signore ha fatto, ma non hanno ancora la luce della Pasqua che accredita tutto, dà una nuova visione al bene che Gesù ha compiuto come uomo, come maestro, come profeta, come messia. Manca a loro quella luce perché il bene che il Signore ha fatto possa illuminare il suo rapporto unico con il Padre e la sua ricaduta salvifica sull'umanità. E infatti Pietro, dopo questa sintesi del ministero benefico di Gesù, parla poi anche della morte, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescenza di Dio. Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Quindi, Pietro, nel fare la sintesi, riporta anche l'epilogo, l'epilogo umano di Gesù di Nazareth, lo riporta con molta chiarezza. Però, nel riportare questo epilogo, c'è anche qui un'altra parola che manca nel, 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 nel diario di viaggio dei discepoli di Emmaus, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno. E la prescienza di Dio. Sarà il viandante sconosciuto ad aprire il cuore dei due discepoli delusi a far riferimento a questo disegno di Dio. Non era forse necessario che il Cristo patisse? Ecco lì allora il prestabilito disegno di una sofferenza necessaria per la salvezza dell'umanità, di una Sofferenza come via obbligata perché l'amore di Dio potesse finalmente raggiungere ancora una volta l'umanità. Pietro, nella pienezza dello Spirito, eh, dice queste parole con gioia ma anche con parresia, quella certezza di fede che ti fa essere chiaro e franco nel parlare. Questa è la nuova dimensione della Chiesa. La certezza di fede che ti fa essere chiaro e franco nel parlare. La parresia, la parresia apostolica, la parresia del, degli Apostoli ormai pieni di Spirito Santo e che vivono la missione sotto l'impulso, sotto l'energia inesauribile della Pasqua di Cristo. La crucifissione, sì, per il discepoli di Emmaus l'epilogo della crocifissione è lo spegnere ogni speranza. Speravamo che fosse lui a risollevare le sorti di Israele. Pietro fa questo riferimento, ma si sta aprendo ecco, questo epilogo alla novità. Ora, voi l'avete crocifisso, ora Dio lo ha risuscitato liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. La morte può tenere prigioniera la vita, ma non può tenere prigioniero l'amore. E siccome la vita del crocifisso è una vita piena di amore, di amore del padre e di amore suo, la morte non può botta, botta del prigioniere l'amore, e quindi la vita è liberata dalla morte. Anzi, l'amore non permette che la vita conosca la corruzione della morte. L'amore ha permesso che la vita conoscesse la morte, ma nella risurrezione dice chiaramente che l'amore non può permettere che la vita nella morte possa poi conoscere la corruzione. È questa dimensione nuova, che il Cristo non poteva conoscere la corruzione, che apre la vittoria pasquale e la fa ricadere su tutta l'umanità. Ed è questa vittoria. Della incorruttibilità del corpo che fa aprire gli occhi dei discepoli di Emmaus di fronte al pane spezzato. Non è soltanto la memoria di un gesto già visto, no, è il segno di un corpo vivente. L'Eucarestia non è solo memoria di un gesto già visto o già fatto, ma è il segno di un corpo vivente che vive perché è donato.